Buongiorno a tutti. Mi sentite? Ok. Allora, come avete saputo, insomma, avendo la possibilità di fare incontri pubblici, iniziamo finalmente a fare anche incontri pubblici. L'occasione era abbastanza ghiotta per due motivi. Uno, per parlare un po' in generale delle proposte che abbiamo presentato per il PNRR, e sono proposte che devono, noi abbiamo fatto, diciamo, ai vari ministeri. Ora queste proposte dobbiamo vedere se ci vengono finanziate o meno. Il secondo motivo è anche per fare un po' un focus sull'ultimo punto, che è una delle proposte che abbiamo trasmesso per farcela finanziare, della stazione trasferenza raccolta differenziati. Andiamo con ordine, non prenderò molto tempo per parlare delle prime voci, ci tratteniamo sull'ultima, che penso che sia un po' quella che più interessa tutti. La prima, per il completamento dell'asilo nido, conoscete tutti qual è lo stabile dell'asilo nido, che è attaccato all'asilo materno, che comunque, diciamo, è già interessato da un finanziamento ed è in corso d'opera. L'asilo nido è lì da un po' di tempo. Abbiamo pensato, visto che c'era questo avviso pubblico da parte del Ministero dell'Istruzione, di partecipare, e abbiamo partecipato con diciamo, una proposta. Non possiamo mai parlare di progetti per nessuna di queste cose che vedete, sono tutte proposte, chiamiamole studi di fattibilità, stime, perché nel dire al Ministero vogliamo che ci venga finanziato 1 milione, 2 milioni, gli devi anche dire: ho fatto questi calcoli, ho fatto queste stime secondo questo modo di fare il computo metrico e calcolare quanto costa a metro quadro. Gli dovevi dare un minimo di spiegazione. Questa è stata un po' una scelta da parte di chi ha messo su i vari bandi del PNRR, perché si sa, e probabilmente ne avete sentito molto anche parlare, la capacità dei comuni di partecipare a bandi del PNRR. Se questi fossero stati di che bisognava presentare dei veri e propri progetti, la difficoltà di ogni singolo comune, e per i piccoli comuni come il nostro, sarebbe stata grandissima e ci avrebbe escluso completamente. La possibilità di partire con questi che sono degli studi preliminari, con questi studi di fattibilità, dove si quantifica un po' la spesa, nel momento in cui vengono finanziati, viene richiesto su tutte le progettualità, appunto, di creare dei veri e propri progetti, progetti definitivi, progetti esecutivi, e con tutto quello che ne consegue, su controlli, su specificità, su correzioni di errori che ci possono stare. Allora, il primo, dicevo, è il completamento dell'asilo nido. Abbiamo presentato questa proposta per 1,5 milioni, che diciamo vale quasi come un secondo lotto di completamento, perché l'asilo, in un certo senso, la struttura già c'è, va completata, e quindi è stata presentata una proposta dove diciamo: vogliamo completare l'asilo nido. I nostri, facendo una ricerca insomma, sullo stato civile, abbiamo certificato che abbiamo una popolazione da 0 a 2 anni di 32, diciamo, bambini che possono appunto usufruire del servizio asilo nido. Siamo in attesa di sapere, insomma, credo entro giugno, luglio, perché è stato un attimino prorogato, se questo progetto può andare avanti. Cioè, se ci dicono: l'idea ci piace, non siete forniti di un asilo nido, progettate tutto quello che deve essere la funzionalizzazione dell'asilo. La seconda, meccanizzazione raccolta differenziata, stessa cosa. C'era un altro avviso pubblico che ci dicevano: nel momento in cui volete attrezzarvi per la tariffa puntuale o per altre, noi abbiamo scelto la tariffa puntuale, quindi se volete attrezzarvi per le isole ecologiche, c'è questa possibilità. La proposta avanzata dal Comune di Basilice riguarda appunto l'attrezzaggio per un circa 30.000 euro, 29.527, di attrezzature software che ci permetteranno, sì, veniamo finanziati, e se non siamo finanziati alla tariffa puntuale ci si stava e ci si sta comunque lavorando da un po', andrà messo sulla gara d'appalto dei rifiuti e comunque ci attrezzeremo per la raccolta puntuale. Comunque questa proposta che abbiamo fatto va appunto in tal senso: cercare di farci finanziare dal Ministero anche l'attrezzatura per poi migliorare un po' l'isola ecologica, con un sistema di pesature, con tutto l'attrezzaggio che va anche casa per casa, per avere dei mastelli per il controllo, insomma, di quanto prodotto uno
immette nel circuito della raccolta differenziata. Il terzo punto, disagio sociale e povertà educativa, qui siamo solo partner di un gruppo di comuni e di cooperative, ci hanno proposto insomma di far parte di questo partenariato. Il progetto appunto è relativo al contrasto alla povertà educativa e al disagio sociale, anche a valle dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ci è sembrata una scelta giusta per due motivi. Uno, perché ci saranno, se questa proposta viene finanziata, anche dei laboratori sul nostro il comune, che si potrebbero comunque anche integrare a quella che è già tutta la politica che facciamo per l'accoglienza con gli immigrati, e sia anche per i ragazzi, gli adolescenti di Basilice, che nel momento in cui ne hanno bisogno possono avere a supporto delle attività organizzate da diverse cooperative, dall'istituto anche Bosco Rucalelli di Benevento e altri comuni. Quarto, è una proposta che riguarda il giardino pensile Palazzo Lembo. È un avviso parchi e giardini, si riferiva solo a parchi e giardini di interesse storico, di dichiarato interesse storico. Noi abbiamo che il giardino pensile del Palazzo Lembo è appunto storico perché all'interno del Palazzo Lembo, penso conosciate tutti in che stato è stato restaurato, vuoto, andrebbe un attimino risistemato per quella che è tutta la parte verde. C'è la parte scoscesa che prende da via Valfortore e sale verso Palazzo Lembo, l'ingresso diciamo dal cancello dove ci sta il mulino e l'abbeveratoio, la casa dell'acqua. È stata messa su una proposta che tenta di recuperare per 1.962.600 euro questa parte, quindi rifunzionalizzare il giardino, fare in modo insomma che di riprendere piante, arbusti, insomma dargli la spettacolarità che si merita, e in più recuperare un po' quel degrado che è la parte scoscesa da via diciamo il costone tufaceo dalla parte di Valfortore dove c'è la scalinata, di riprenderlo un po', di migliorarlo, di fare un terrazzamento che porti pure insomma la possibilità che da via Valfortore si possa salire in questa sorta di giardinetto e sostare lì. L'altra, la quinta, attrattività dei borghi storici. Questo è un progetto che facciamo come capofila insieme a Castelvetro e Valfortore, è un progetto di 2.080.000 euro. Quello che poteva essere finanziato con questo bando, con questo avviso, nel nostro caso a Basilice è il risultato diciamo il Palazzo Lembo. Quando diciamo attrattività dei borghi, non era come il bando che si, i lavori che si sono appena conclusi, che chiamiamo sempre borghi, e quindi che abbiamo fatto i sottoservizi di via Roma, Borgo Sciugolo, Pescannozzo, non si poteva continuare questo tipo di operazione, era tutt'altra cosa, e quindi di rifunzionalizzazione o parziale recupero, quantomeno non in maniera massiccia, di un bene culturale, e poi tutte attività che dovrebbero in un certo senso essere da attrattore verso una forma di turismo e anche di stimolo verso una nuova forma di imprenditorialità. Infatti a questo bando, per i comuni che verranno finanziati, ne seguirà un altro per le aziende e per gli enti del terzo settore, che appunto va a dire: ora che io ti finanzio questo restauro, quello che sia, nel nostro caso di Palazzo Lembo, ora vi spiego, vi do qualche dettaglio in più, c'è anche la possibilità, aziende esistenti o aziende nuove, di implementare dei servizi legati a questo progetto, proprio per dare una nuova spinta a questi territori. Si è scelto di farlo con Castelvetere perché è un comune limitrofo, nostro vicino, ha molte similitudini con noi, e abbiamo diviso i due interventi sui due comuni pensando da una parte alla residenzialità temporanea, che è stata diciamo un po' l'asse portante di Castelvetere, nel nostro caso con Palazzo Lembo più sulla cultura e la formazione. Che cosa abbiamo proposto? Innanzitutto il completamento della parte ancora non conclusa di Palazzo Lembo, il completamento dell'ex mulino, e per farci cosa? Ovviamente potenziare la biblioteca, che è in fase di trasferimento ma che ha bisogno di fondi per completarsi, il museo che ha bisogno di nuove teche, c'è molto materiale in più e quindi
e istituire e creare all'interno di Palazzo Lembo la Pinacoteca Comunale, che non è fisicamente istituita. Abbiamo avuto, e lo conoscete e lo sapete molto bene, la Biennale di Pittura per molti anni. Ora l'idea è quella di portare lì questi quadri, o quantomeno organizzare una Pinacoteca Comunale che abbia uno spazio fisico. Abbiamo inserito in questo progetto anche la possibilità di un ascensore esterno, che è sempre stato un po' in queste fasi di recupero paventato, ma non c'erano quasi mai risorse per farlo. Abbiamo inserito una somma anche per realizzare un ascensore esterno che a quel punto permette di utilizzare tutto il Palazzo Lembo anche a persone diversamente abili. Nella parte non completa del Palazzo Lembo si è pensato di dar seguito a qualcosa che già stiamo facendo. Noi stiamo per firmare e entrare in una fondazione per gli ITS, cioè per questi istituti tecnici superiori. 2 anni di formazione aggiuntiva rispetto al liceo o all'istituto, alle superiori, che ti specializzano verticalmente su determinati argomenti che possono interessare la zona, le aziende della zona, e qua parliamo aziende della zona nel Beneventano, quindi è coinvolto un po' anche Confindustria, che ci dirà mi servono queste persone specializzate in questi settori. Questo ramo dell'ITS, che già esiste, è fondato a Benevento, c'è l'industriale Bosco Lucarelli, c'è l'Università del Sannio, ci sono dei centri di formazione sia di Benevento che di Napoli, avrà una sede anche a Basilice e si creerà una classe di 10-12 persone che si formano con 1200 ore di formazione teorica in classe. Docenti sono sia i docenti della scuola Bosco Lucarelli o università, sia esperti manager che vengono dalle aziende, che poi stesse aziende che li formano li tengono per 700-800 ore nelle loro aziende. Finora il tasso di occupazione da parte di questi ragazzi che finito lo stage in azienda restano nelle aziende è dell'80%. È una percentuale che non riguarda l'ITS di Benevento, che ancora è partito, ma forse ha fatto 1 o 2 corsi. Quindi è ancora un po' giovincello per far sì che queste percentuali poi valgano anche per Benevento. Ma comunque ci si... anche con questo progetto, ma anche senza, se non verremo finanziati, ci si sta un po' spingendo verso una formazione specifica che possa dare una possibilità in più ai giovani del Fortore di crearsi una competenza specifica per quelli che sono i fabbisogni delle aziende, che possono cambiare, e con i fabbisogni delle aziende che cambiano, cambia anche il tipo di formazione, con tutta l'elasticità dell'università, dell'istituto industriale di Benevento, si riuscirà insomma a dare sicuramente figure più interessanti alle aziende. Quello che già stiamo facendo e che vedevamo come un giusto prolungamento con questa proposta sul PNRR è anche quella del co-working, cioè utilizzare quella parte non completa del Palazzo Lembo, metterla a disposizione tra biblioteca e spazi nuovi, delle possibilità per il co-working, quindi spazi condivisi dove si può lavorare da remoto. Questa è una richiesta che ci è stata fatta anche diverse volte per diversi ragazzi universitari per via del Covid. Dice: uno spazio dove stare, uno spazio dove poter studiare, dove poter lavoricchiare. Quindi anche cercando di accogliere questa esigenza si è cercato di coniugare le due cose, e quindi cosa fare e quale finanziamento sfruttare per completare il Palazzo Lembo nella parte non ancora aperta al pubblico, abbiamo pensato di completarlo in questo modo e di mettere quegli spazi a disposizione con tavoli, fotocopiatrice, wifi e tutto quello che può servire per creare questo, diciamo, ecosistema intorno allo studio, al lavoro di queste nuove professionalità e di quello che è il... abbiamo stretto un protocollo d'intesa con un'associazione di promozione sociale che forse ne avete sentito parlare, si chiama South Working, Lavorare dal Sud. È un'associazione che nasce a Palermo, che ha fatto già tanta strada, che ha già molti accordi con diverse società, che dice: io finanzio i miei dipendenti che vogliono andare a lavorare in questi presidi delle comunità. Non mi serve, e questo vale solo per alcune tipologie di lavoro, che tu venga in ufficio, io sono disposto
a coprire il costo che tu vai in questi presidi di comunità, ti metti là, lavori, intanto lavori da aree interne, lavori in delle zone remote, dove mi immagino, ragionamento dell'azienda, che la tua produttività ne possa beneficiare. Questa cosa funziona, stanno chiudendo parecchi accordi, abbiamo colto l'occasione di associarsi, di associarci, e serve una sede, noi abbiamo proposto la sede del Palazzo Limbo, nella parte ancora non completa, di mettere a disposizione questi spazi che in un modo o nell'altro andranno completati. Per completarlo occorre soldi, abbiamo presentato questa progettualità sperando che ci venga accettato. Progetti solo per questo qua di attrattività dei borghi storici ne sono stati presentati 1800 in Italia, perché poi qua si partecipa sempre su base nazionale, quindi tutta l'Italia partecipa a questi bandi. Credo che in Regione Campania ne verranno finanziati 25-30. Non so il totale delle proposte in Campania, questo è un dato che non sono riuscito ad avere, ma mi immagino che la concorrenza sia abbastanza alta e spietata. Arrivando all'ultimo punto, stazione di trasparenza della raccolta differenziata. Ripeto, ora passo la parola a Maria che inizia un po' a spiegarvi che cos'è. E ripeto, sono tutte proposte, sono proposte non con progetti esecutivi o definitivi, ma sono delle proposte, sono degli studi di fattibilità, dei preliminari. In realtà per alcuni non si possono chiamare nemmeno così, perché non prevedevano nemmeno che ci fosse uno studio di fattibilità quando un documento di massima. In questo caso, come per tutti gli altri, ovviamente le possibilità che questo ci venga finanziato sono scarse in realtà, non perché si tratta di rifiuti è alta, perché poi, come vi spiegherò io dopo Maria, ci sono delle città o delle proposte dove hanno presentato tantissimi progetti su questo argomento, e quindi anche chi è che deve finanziare guarderà criticamente qual è la proposta di uno e qual è la proposta di un altro e sceglierà rispetto a tanti meccanismi che ora, dopo la presentazione di Maria, vi saranno anche più chiari, perché li spiegheremo. Prego. Buongiorno a tutti. Volevo appunto chiarire un po' che cos'è questa stazione di trasferenza e spiegarvi anche un po' il contesto e i motivi per cui abbiamo deciso di chiedere questo finanziamento. Ci stanno due aspetti, diciamo. Il primo, partiamo dal problema, il problema che noi abbiamo nella gestione dei rifiuti, che è il problema dei trasporti. Noi produciamo pochi rifiuti perché siamo pochi abitanti e non riusciamo a trasportarli direttamente agli impianti, perché gli impianti stanno molto lontani. Noi trasportiamo i rifiuti a oltre 100 km di distanza, nella nostra provincia non c'è nessun impianto. Trasportiamo l'umido a Salerno, trasportiamo l'indifferenziato a Caserta, Santa Maria Capua Vetere, oppure a Tufino, provincia di Napoli, o se ci va bene ad Avellino. Logisticamente ed economicamente non è possibile fare un trasporto ogni volta che si fa la raccolta, e questo a discapito dell'isola ecologica. Come ben sappiamo, che da quando è entrata in funzione quest'isola ecologica che non si riesce a risolvere questo problema. Quindi una soluzione a questa cosa la dobbiamo trovare. Diciamo che quale potrebbe essere la soluzione, visto che questo problema non è un problema solo del nostro comune, ma è un problema generale un po' di tutti quanti i comuni che si trovano in queste condizioni. L'ideale è, ma questo è quello che si fa in tantissimi bacini di utenza, in tantissimi comuni, in tantissime comunità montane, che hanno messo insieme i propri servizi e fanno insieme i trasporti. L'ideale sarebbe quello di mettere insieme i rifiuti di comuni vicini, riempire un mezzo grande e trasportarli all'impianto. Questo, diciamo, è lo scopo e la funzione della stazione di trasferenza. Quindi la stazione di trasferenza non è un sito dove vengono abbancati i rifiuti e dopo vengono trasportati dopo giorni e giorni. È semplicemente una stazione di travaso, un punto di travaso, in cui i rifiuti di più comuni vengono messi insieme e trasportati agli impianti.
Quindi diciamo, questa è la prima cosa, il nostro primo problema. La seconda, il secondo aspetto è questo, che non sappiamo ancora quando succederà, ma succederà. La gestione dei rifiuti non sarà più in capo ai comuni, ma sarà in capo agli ATO. Che cosa sono questi ATO? Gli ambiti territoriali ottimali. Coincidono con le province e sono stati istituiti dalla legge regionale, la 14 del 2016, che stabilisce che ogni provincia deve essere autonoma nel gestire i rifiuti. E deve essere autonoma nella raccolta, nello gestire i servizi di raccolta, ma anche lo smaltimento. Quindi ogni ATO, e ne sono stati fatti un ATO per ogni provincia e tre soltanto nel caso di Napoli, ogni ATO dovrà gestirsi separatamente e dovrà individuare anche gli impianti per il trattamento dei rifiuti. Il ciclo dei rifiuti si deve chiudere all'interno di ogni provincia. Nella nostra provincia non abbiamo nessun impianto, non abbiamo l'impianto di compostaggio, non abbiamo l'impianto dell'indifferenziato, non abbiamo l'impianto per gli imballaggi. Dobbiamo uscire fuori per ogni impianto. Secondo me dovrebbe anche cominciare a esserci un'inversione di tendenza, nel senso che noi i rifiuti li produciamo, ce ne dobbiamo anche prendere la responsabilità. Non è possibile che ogni volta che si parla di un impianto di rifiuti si insorgono tutti. Cioè, io credo che le cose devono essere fatte per bene, secondo la legge, e fatte in modo tale che non possano assolutamente recare danni alla salute delle persone o al territorio. Però comunque vanno fatti. Bisogna soltanto capire di che si tratta. Ora, la legge stabilisce che ogni ATO deve fare un piano d'ambito in cui stabilisce tutte queste cose. Stabilisce come vuole organizzare i servizi di raccolta, stabilisce quindi quali sono i SAD, perché è possibile anche all'interno di un ambito dell'ATO fare dei sottogruppi di comuni, quelli che vengono chiamati SAD, i sottoambiti distrettuali. Quindi ogni SAD, ogni piccolo raggruppamento, si può gestire da solo. Questo è stato fatto poi da ogni ATO. Infatti ogni ATO è suddiviso in SAD. Nel nostro ATO ci stanno 6 SAD. Il nostro è il SAD Fortore, costituito da 10 comuni. In realtà pure qua, essendo che il piano d'ambito della provincia di Benevento non è ancora definitivo, ma c'è un preliminare di piano d'ambito, non è possibile che possa anche esserci un riassetto un po' diverso. Però comunque diciamo, ragioniamo su quelli che ci stanno adesso. La legge prevede che ogni ATO deve fare il piano d'ambito in cui definisce quali sono i SAD, definisce come vuole che siano organizzati i servizi in ogni SAD, definisce quali devono essere le strutture a supporto della raccolta e definisce anche qual è il fabbisogno impiantistico e infine il costo di tutto questo. Fatto il piano d'ambito, approvato il piano d'ambito, si farà una gara, che potrebbe essere una gara unica per tutto l'ATO o una gara per ogni SAD, più probabile la seconda, un po' tutti gli ATO sono diretti, hanno un po' preso questa direzione. Fatta una gara per individuare il gestore dei servizi. Il gestore dei servizi gestirà quindi i servizi non singolarmente in ogni comune, ma in tutto il bacino, in tutti i comuni del SAD. I servizi saranno un po' uniformati, quindi magari ci saranno le stesse frequenze di raccolta, sicuramente le stesse modalità, se ci sarà la raccolta porta a porta dappertutto. Questo nel preliminare di piano è già stato definito, sono già stati definiti dei modelli di raccolta che saranno poi applicati. E già in questo preliminare di piano d'ambito la raccolta è stata organizzata in questo modo: in ogni comune si fa la raccolta, il mezzo, finita la raccolta, va a scaricare in una di queste strutture che si chiama la struttura di trasferenza. Questa stazione di trasferenza come è fatta? È un'area attrezzata con dei cassoni chiusi in cui il mezzo entra, pesa i rifiuti, sale sulla rampa, svuota i rifiuti all'interno di, a seconda che sono rifiuti compattabili, come per esempio la carta, la plastica, l'indifferenziato, questi vengono messi in una pressa stazionaria che è collegata con un cassone scarrabile e quindi i rifiuti vanno direttamente lì dentro. Invece i rifiuti non compattabili, come l'umido,
che non può essere compattato perché sennò fa il percolato, non sarà compattato, ma andrà direttamente nella tramoggia di carico e quindi direttamente nel cassone. Non so, forse si vede pure che, insomma, ci stanno queste due strutture. Subito dopo il trasporto, questi rifiuti saranno, subito dopo la raccolta, quando tutti i comuni avranno conferito, saranno trasportati direttamente all'impianto. Questa è la funzione della stazione di trasferenza. Non è un punto dove verranno abbancati i rifiuti, né verranno messi a terra, né verranno trasportati dopo giorni e giorni. Quindi, visto che comunque nel piano d'ambito è prevista una struttura di questo tipo nel nostro comune, non è detto che si farebbe nel nostro comune, si potrebbe anche fare un altro comune, un comune vicino. Quindi, visto questo, visto che comunque noi risolveremo il problema dell'isola ecologica, visto che qualche posto di lavoro comunque ci sarebbe, visto che è un modo anche per ridurre il costo dei trasporti, ed è per questo che alla fine, fatte queste considerazioni, abbiamo detto partecipiamo a questo finanziamento, vediamo se ci viene assegnato. Allora, io, dopo che Maria, insomma, ha in un certo senso chiarito quello che è la proposta che abbiamo presentato a un finanziamento e dobbiamo vedere se ce l'accettano. Fatta questa premessa, è chiarito che non è un impianto di trattamento e non viene trattato nulla. È un impianto di trasferenza, che vuol dire trasferimento, che vuol dire travaso, come ha detto Maria, e che per alcuni rifiuti, che credo siano quelli che forse preoccupano un po' la maggior parte, non credo che ci sia la preoccupazione per il vetro, per la carta. C'è più la preoccupazione per il vetro della finestra. Dicevo, non c'è preoccupazione, credo, da parte di tutti noi per il vetro, per la carta, per la plastica, quanto per l'umido e per l'indifferenziato. Ma noi dobbiamo partire dal presupposto che a Baseccia abbiamo un'isola ecologica che puzza per questo motivo, e puzza per 5-6 famiglie, 7, qualcosa del genere, da sempre. Per un problema molto, se vogliamo, banale, raccogliamo settimanalmente, come diceva Maria, poco quantitativo di indifferenziato e di umido, che non andrebbe detto, ma resta troppo tempo a Baselice, troppo tempo prima di poter riempire un cassone e trasportarlo, con tutti i difetti che questa cosa può avere. E ho condiviso questa preoccupazione con gli altri sindaci, 10-11 sindaci, ne parlavo ieri proprio con un altro collega, siamo tutti nella stessa situazione. Per risolvere questa cosa, un'ipotesi, l'unica, non lo so bene, non mi lancio a dire che è l'unica, ma di sicuro, sicuramente un'ipotesi ghiotta, anche dovuta a magari al possibile finanziamento del PNRR, può essere quella semplicemente di riempire insieme il cassone dell'umido e del differenziato. Tutto insieme lo si riempie prima, quando parte la raccolta differenziata a Baseccia si fa il giro per tutte le case, non va a scaricare all'isola ecologica, scarica in questo cassone. La stessa cosa fanno gli altri, la sera o al massimo il mattino successivo, perché è tutto dimensionato affinché si riempie il cassone quando finisce la raccolta differenziata nei singoli paesi, piglia e va negli impianti di trattamento. Ora, a prescindere da dove gli impianti di trattamento sono, non saranno qua, non saranno a Baselice, e quindi non, cioè, ce ne preoccupiamo meno, nel senso, non avremo trattamento. Non sarà mai. Ora, se tutto questo, proviamo a immaginarci una cosa, se tutto questo funziona, se i vari ATO, che poi vi dirò, anzi ve lo dico adesso, se no poi, vi faccio un esempio, perché abbiamo presentato questo progetto? Ma l'ATO Caserta, perché a un certo punto qualcuno diceva, arriverà l'immondizia delle grandi città, di Caserta, di Napoli, con tutti i difetti, a parte un po' la diffamazione su quello che contiene la sporcizia degli altri. Se gli altri dicessero questo di noi, nei loro impianti non credo che ci fanno entrare così facilmente, oltre perché ogni tanto vengono fatti controlli a campione e siamo stati spesso e volentieri controllati anche noi. A parte il fatto che non può essere una gestione su base provinciale, t'arriva Caserta, Napoli o altre città,
Non capisco veramente perché andare a dire questa stortura, questa cosa non vera, quelle che io ho definito bugie, perché tale è, cioè, ma com'è possibile che per una gestione provinciale, a un certo punto, Caserta, che ha i suoi impianti dove noi portiamo l'umido, raccoglie la mattina, mi porta qua, scarica nel mio cassone, io piglio il cassone, lo riempio e glielo riporto nel suo impianto. Ma non... ma perché? Cioè, perché montare queste cose che sanno proprio di cose montate ad arte quando non è questo quello che deve fare? Questa centrale di trasferenza serve per i nostri rifiuti che produciamo e che dobbiamo in un certo senso smaltire. No, perdonami, i nostri, che per risolvere il problema che abbiamo all'isola ecologica, hai ragione, diventano i nostri del fortore. E adesso, anzi, quando dirò nostri, ora intendo fortore, perché stiamo parlando di una proposta dove per nostri equivale ai 10 paesi della Val Fortore. Vi dicevo, avevo preso, saltando un po', vi volevo... Ecco, noi portiamo i rifiuti, come diceva Maria, a Tufina, a Santa Maria Capua Vetere, a Avellina, a Salerno, in tutte le altre province, che nel momento in cui si attrezzano, perché si stanno attrezzando anche col PNRR, e me l'ero scritto da qualche parte, eccolo qua, Caserta, lato Caserta, che a noi ci spaventa per quello che potrebbe succedere e portare qua, e non è vero niente di tutto questo, ha già un piano d'ambito approvato. Noi abbiamo un preliminare d'ambito e se avete seguito anche le ultime vicende sui giornali, lato Benevento è in una situazione, non solo siamo l'ultimo nato, ma ci metteremo anche molti anni finché diventiamo operativi, perché per la politica che adesso si sta facendo non si capisce molto bene dove mai metteremo qualche impianto di trattamento. Lato Caserta, dicevo, ha un piano d'ambito approvato in cui prevede che in ogni SAD, cioè in ogni sottogruppo di paesi, come il nostro, il SAD Fortore, lui ha i suoi SAD, noi ne abbiamo 6, prevede una stazione di trasferenza per ogni SAD e ha richiesto col PNRR 2 stazioni di trasferenza, un impianto di trattamento dell'umido, un impianto di selezione imballaggi misti. Poi faccio un appunto anche su quello che si è detto sugli imballaggi misti che nascondono rifiuti pericolosi. Un impianto per il trattamento pannolini, un impianto per il trattamento ingombranti, un impianto per il trattamento delle terre da spazzamento. Questo intendevo quando le possibilità di un ATO che investe con i propri comuni e questi impianti li dovrà mettere sul proprio territorio, gli impianti di trasferenza, i centri di trasferenza in ogni SAD, gli impianti ovviamente di trattamento li metterà dove operativamente e strategicamente converrà di più all'intero ATO, perché così andrebbe fatto, e poi vi spiego anche perché così non stiamo facendo noi. L'unico comune che ha proposto di creare un centro di trasferenza è Baselice, e non è certamente centroide rispetto al SAD Fortore, cioè non è il migliore in cui realizzare una cosa del genere, ma si rischia di non crearlo proprio, di non realizzarlo proprio, benché lo si deve fare, e non si sfrutta nemmeno l'occasione dei fondi del PNRR. Rispetto lato Caserta, lato Benevento, perché lato Caserta secondo me verrà finanziato, non dico certamente, ma con molte più probabilità, è in funzione. Ha una progettazione e una visione d'insieme col suo piano d'ambito già bella stabilita, su carta, accettata. Lato Benevento non è operativo. Non si sa dove far partire, se far partire gli impianti che ci stanno a Casaldone e a Sant'Arcangelo Tremonti, o dove realizzarne uno. Anche chi legge dovrebbe finanziare il nostro progetto dice: ma a chi sto finanziando? Non essendo lato operativo, la richiesta l'ha fatto il comune di Baselice. Ovviamente tutto questo fa perdere di chiamiamolo punteggio, e quindi anche le possibilità di vederselo finanziate sono scarse. Questo per rispondere a qualcuno che dice che in realtà, perché si tratta di rifiuti, che lui chiama monnezza, proprio per cercare sempre l'accezione negativa alle cose, dice quello verrà finanziato sicuramente, perché tanto si tratta di rifiuti, gli stupidi siamo noi. Io credo e spero che siamo riusciti a trasmettervi l'idea qual è. Noi partiamo da un problema che abbiamo, ce l'abbiamo già.
Noi abbiamo un problema enorme, che quelle 6-7 famiglie, non si sa perché quelle 6-7 sono sacrificabili, altre no, ovviamente è capitato, nel senso nessuno le ha scelte, ma è un problema che va risolto. Non possiamo avere un'isola ecologica in questo modo. E non possiamo nemmeno pensare, vabbè, spostiamolo da là e ricreiamo lo stesso problema altrove. E non è certamente questo che uno vuole fare spostando e creando un centro di trasferenza nell'area industriale, nella zona PIP. Perché non è che mi cambia spostare un problema dall'isola ecologica dove puzza, me lo porta da parte dove faccio in modo che puzzi ugualmente. Ma non mi interessava minimamente, non interessa a voi, non interessa a me. Basilici ci devo stare pure io. E di certo non ci sono altri interessi. Ma le diffamazioni io le lascio agli altri, perché di solito è un ladro che vede sempre che tutti rubano. Ma io non accuso nessuno. Quindi per questi motivi, cioè per risolvere un problema, si fa qualcosa che deve risolvere il problema. Per il funzionamento, per come è normato. E parliamo, permettetemi di parlare solo dell'organico e dell'indifferenziato, che puzzano. Gli altri credo sostanzialmente che o stanno nell'isola ecologica o stanno in un altro punto, forse il problema non lo creano. Se non siamo tutti i singoli paesi che ce li trasportiamo singolarmente, ma raggruppiamo questi trasporti, probabilmente si fa anche qualche trasporto in meno. Utilizziamo quella zona PIP. È stato anche detto, non ci si è fatto niente, mo ci mettiamo il mondezzaio, non ci si farà mai niente. Non è proprio così, ma qua mea culpa. Ho sbagliato io, finora, a non dirvi quello che si sta cercando di fare per la zona PIP, che viene un po' prima anche della presentazione di questo progetto. Firmiamo, perché l'abbiamo approvato in entrambi gli enti, con il consorzio ASI di Benevento, un protocollo d'intesa per creare uno studio di fattibilità, far sì che il consorzio ASI di Benevento gestisca la nostra area industriale. Ora gestisce l'area industriale di Ponte Valentino a Benevento, che credo che sia l'area industriale più importante della provincia di Benevento. Ne ha altre 7-8. I consorzi ASI nascono per fare questo, per gestire sul territorio provinciale, nel nostro caso, le varie zone industriali. Si è cominciato a mettere su una politica del lavoro, dell'artigianato, dell'industria, lasciatemi passare il termine, cercando di portare insieme al consorzio ASI qualche azienda ad insediarsi nella nostra area industriale. Nelle altre aree industriali, credo di non sbagliarmi, ma qui la certezza non ce l'ho, c'è già qualche centro di trasferenza. Non so se c'è qualche impianto di trattamento, questo non lo so, ma in Italia, perché stiamo cercando di portare qualche esperienza pratica di qualche comune che ha nel proprio comune un centro di trasferenza, e spero che ci riusciamo a breve in un successivo incontro dove qualcuno ci verrà a dire che vuol dire avere un centro di trasferenza in funzione nel proprio comune. Quando ne ho parlato anche col presidente del consorzio ASI, non si è né scandalizzato né niente di niente. Se le cose funzionano bene, e dobbiamo farci questa premessa, perché sappiamo in Campania alcune volte ci sono state delle situazioni al limite, ma non possiamo pensare che tutto funzionerà sempre al limite, che gli impianti non funzionano mai. Leggevo tra i tanti commenti che ci sono stati nei vari post su Facebook di qualcuno che diceva nel paesino, credo, accanto al mio ci sta, e addirittura le case hanno un valore maggiore perché sono zone controllate, monitorate a livello di qualità dell'aria, e effettivamente se l'impianto è fatto bene in Austria, a Copenaghen, altrove in realtà. Però diciamo sono esperienze, anche in Italia voglio dire, non è che ci sono solo esperienze negative, e non è detto. Non c'entrano niente. No, io ti sto citando un commento di una persona, vabbè, e quelle li citerai tu, ne volevo citare uno pure positivo, voglio dire, certo. Allora, continuando, perché sinceramente io volevo anche continuare nel dire che anche questo documento è perfettibile, ci sono degli errori, e ve ne dico pure qualcun altro di
se volete, di uno strafalcione che c'è all'interno. Ad un certo punto si parla nel documento di 4.500 tonnellate, ma nelle tabelle il dato reale è 5.600 e tutti i calcoli sono stati fatti con 5.600, fortunatamente. Quello poteva essere un problema. Sì, questa proposta andava avanti, andrà avanti, ti ritrovavi nell'aver dichiarato di lavorare 4.500 tonnellate, poi in realtà i 10-11 paesi ne producono 5.600, poteva essere proprio un problema nel dimensionare e nel creare quello che deve essere il progetto definitivo e esecutivo di quello che si va a fare. Invece in realtà questo è uno strafalcione, che in un documento del genere, che non manda in galera nessuno, ma è un documento di massima su cui poi si basa tutta la progettazione a seguire, nelle tabelle le quantità sono messe a posto e quindi il tutto si farà seguendo quelle quantità che sono nelle tabelle. Un'altra cosa non chiara, e lo ammetto senza problemi, ci spieghiamo anche perché, c'è la frase: l'impianto è destinato alla trasferenza dei rifiuti urbani raccolti nel comune del SAD 3 ed eventualmente alla trasferenza dei rifiuti raccolti di metro fitto. Qui quello che vuol dire, che non è alla lista, in tutte le altre pagine, in tutte le tabelle che ci sono, i calcoli sono tutti dimensionati per il SAD 3. Eventualmente alla trasferenza dei rifiuti raccolti in altri comuni limitrofi, che dovrebbe far pensare che non sia Caserta e Napoli, ma cioè qua vicino. E proprio per quello che diceva Maria, magari nella suddivisione in 6 SAD ci sta che c'è un riassetto e possa uscire un comune dal nostro SAD e entrare in quello vicino, perché magari nel nostro SAD fa parte dei comuni di cintura, non ha una convenienza nemmeno geografica, perché i SAD sono stati fatti più o meno accorpati, diciamo, geograficamente per appartenenza territoriale, ecco perché è stato chiamato fortore. Magari qualcuno entra, qualcuno esce, ma stiamo parlando di comuni confinanti e per quantità di rifiuti più o meno simili. La frase doveva dire questo e non lo dice come si deve. Sicuramente qualche altro errorino c'è, ma l'errorino non comporta che arriva certamente immondizia da Caserta, da Salerno, mi dispiace nominare anche troppe volte questi due comuni, che colpa non ne hanno. E vi dicevo, è un documento di massima che nel progetto definitivo esecutivo, se la cosa andrà avanti, e si deciderà anche come andrà avanti, se viene finanziato, si possono sistemare, si devono sistemare, perché il tutto poi deve funzionare realmente. Non è quella frase che nasconde chissà quale opera di gioco di maestria e errore, e ce ne saranno anche altri. Ho individuato quello dei 4.500 rispetto, che è scritto una volta, fortunatamente vi ripeto, le tabelle portano 5.600 come deve essere, come è, rifacendo le somme e tutto il resto. Sfugge qualche cosa, ma non è irreparabile e soprattutto non va ad inficiare su quello che è realmente questa stazione di trasferenza e non va a inficiare su quello che può significare per il nostro territorio, tutte 10 o 11, che dobbiamo risolvere i problemi che abbiamo, come vi dicevo, un po' tutti con l'isola ecologica. È stato anche detto che mettendoli tutti insieme diventa un purpurrì. No, ognuno quando entra, se entra come comune di Basilice, sta portando l'umido, gli viene pesata quella quantità e viene consegnata quella quantità. I controlli si fanno a campione come si fanno in tutti gli impianti e per tutti i comuni. Pensare che i controlli non si fanno, che non viene pesata, che tutto diventa un purpurrì e non si sa più che cosa si sta facendo, è un po' campatinario. In una slide precedente c'era scritta anche la percentuale della raccolta differenziata nel SAD di Fortore, che è del 78,2, comunque 78%, che è anche la percentuale più alta rispetto a tutti gli altri SAD. Quindi anche mettendo insieme
la raccolta differenziata dei nostri comuni, dei 10 o 11, abbiamo già comunque un livello, una percentuale di raccolta differenziata che è anche più alta di tutti gli altri. Questo vuol dire che facciamo anche una raccolta differenziata fatta bene e fatta tutti insieme, perché quella è una percentuale media che ci dice in tutti questi paesi si fa la raccolta differenziata, Basilice come la fa? Al 70, San Bartolomeo come la fa? Al 60, quindi in un valore medio viene fuori un valore molto alto, il più alto rispetto agli altri SAD, il 78%. Voglio anche pensare che col tempo miglioreremo singolarmente, quindi questa cosa può solo migliorare, ma quindi già di base la qualità del prodotto che produciamo non è affatto male. E non capisco perché dovrebbe peggiorare, e spero proprio di no. Cerco di andare un po' più veloce per dare spazio anche a voi. Vorrei evitare, ma qualcuno si deve intascare i 150.000 euro di spese di progettazione. Specifichiamo un'altra cosa, spese tecniche. Specifichiamo un'altra cosa, perché magari per noi che abbiamo avuto a che fare con questi bandi tecnici che ci hanno spiegato come funzionavano, è più facile ed è giusto trasferirlo anche a voi. Per tutti i progetti del PNRR, per quello che vi dicevo prima, partendo dal presupposto che i ministeri si sono resi conto che la capacità dei comuni non può essere adeguata per rispondere a questi progetti, ma non solo in fase di presentazione. Una volta che io te lo finanzio, tu devi essere in grado di rispondere a una tempistica che va sicura tremenda, perché tutte le fine del 2026, per fare questo hanno pensato, aggiunti nei quadri economici, quindi nei tuoi calcoli delle spese, delle cifre che ti devono servire per assumere qualche tecnico in più su quel preciso progetto e farti aiutare per portarlo avanti in tutte le sue fasi fino a prendere. Questo lo abbiamo fatto per tutte 5 su 6, perché uno, vi ripeto, siamo partner. Sono state messe queste somme che hanno una percentuale ben precisa, è un massimo percentuale rispetto all'opera, non puoi superare questa somma, ed è stata fatta questa cosa. A chi vanno, a chi non vanno? Di sicuro queste sono tutte cose che vanno all'esterno, a tecnici che dovranno lavorare rispetto a quelle che nelle comune. Esistono le solite procedure garantiste, che sono quelle delle gare d'appalto, affidamenti, cioè tutto tracciato e tutto trasparente. Pensare che qualcuno si deve pigliare dei soldi, io non capisco perché abbiamo questa cosa sempre di avvelenare gli animi anche con questo, anche con i posti di lavoro, l'accennava Maria. Noi abbiamo due all'isola ecologica che resteranno, semplicemente questa che devono ricoprire. Ci sta e ce lo dobbiamo dire, perché almeno nella breve esperienza so che è così. Nel momento in cui si va a fare una gara d'appalto, quello che si propone come gestore potrebbe anche dire: io te lo faccio con 5 persone e non con 6. Difficilmente dirà con 7 o con 8, ma se ne prevedi 6 ci sta che dice 5. Voglio dire, sono sempre 5 persone in più. Qua nessuno sta dicendo che sono tutti di Basilice, non lo so che cosa succederà, ma di sicuro voglio sperare, ma voglio anche insistere, se sarò io il sindaco che vedrà sta cosa, nel dire ci deve lavorare assolutamente qualcuno di Basilice, ma ci mancherebbe. Tutte e 5, tutte e 6, non lo so nemmeno se posso fare una pretesa del genere, ma voglio dire, è un'opportunità in più, e se cominciamo anche a pensare dobbiamo andarcene, ok da Basilice, ma ok dal Fortore, quindi in un ragionamento un po' più di insieme, se questa cosa la facciamo insieme e risolviamo un problema comune, che è quello dei nostri, inteso come Fortore, rifiuti che produciamo, e ce ne dobbiamo anche assumere la responsabilità e li dobbiamo trattare anche senza andare a far passare un guaio a 6 famiglie come nel nostro caso. Sui materiali nascosti, perdonatemi, ma su i materiali pericolosi che potrebbero arrivare da altri paesi che non sono della Val Fortore, perché quantomeno qualcuno ha specificato che non sono della Val Fortore, credo che l'abbiamo chiarito, non arriveranno rifiuti da altri paesi che non sono quelli che conosciamo benissimo, i 10-11 del Fortore.
specificato anche che facciamo una buonissima raccolta differenziata, non si capisce perché un rifiuto che ha come codice preciso, come scritto nel documento, ma come scritto dappertutto, 150106, che sono imballaggi di plastica, imballaggi in carta, imballaggi metallici e quindi non pericolosi, perché? Perché nel momento in cui, e nel preliminare d'ambito c'è scritto che si vuole fare la raccolta di plastica e lattine insieme, quindi multimateriale, lo devi far entrare nel centro di trasferenza o nel centro dove andrai poi per il riciclo come un prodotto misto che è fatto di plastica, che può essere fatto imballaggio in plastica, imballaggio in carta, in questo caso plastica e lattine, che è il classico multimateriale, che se questa cosa, o meglio, nel momento in cui tutto questo funzionerà con l'ATO e con i SAD, noi faremo la raccolta multimateriale di plastica e lattine messe insieme. Deve entrare dappertutto, il codice si chiama questo, ma da pensare che lì ci nascondiamo rifiuti pericolosi, è l'inizio della fine, cioè se ragioniamo così non si va da nessuna parte. Dei vantaggi ve li ho detto, quindi io in realtà spero che si sia capito innanzitutto da cosa siamo partiti e da quale problema e quale opportunità stiamo cercando di cogliere. Non c'è nessun interesse e la spazzatura di certo non deve diventare un business che arriva qui, ma dobbiamo gestirla, è una nostra responsabilità su quella che produciamo noi come territorio. L'opportunità è quella che gestirla insieme agli altri comuni nostri vicini ci dia la possibilità di risolvere il problema, tanto per farla spicciola, della puzza nell'isola ecologica che abbiamo noi e che abbiamo tutti, perché l'indifferenziato e l'umido credo che 48-72 ore possa stare nei comuni, e nel nostro caso, come negli altri comuni, parliamo di cifre che non sono assolutamente vicine a questo, si allontanano di parecchio. Ed ecco perché poi sono malodorante e puzzano, perché io credo, almeno a casa, che 48 ore nel cestino sotto il lavello non credo che puzzi. Ovviamente io sto semplificando rispetto a quello anche che c'è scritto nel documento, perché io sto parlando semplicemente dell'umido e del differenziato, semplificando e cercando di farvi capire che se è quella, e ho capito bene la questione, di quelli pericolosi, di quelli tossici, di quelli che sono stati chiamati in tutti i modi, vi voglio rassicurare che la permanenza in un centro di trasferimento non è né dello stoccaggio e né del trattamento. Quindi sul serio li raccogliamo, mentre la stessa ditta che prende in gestione tutti i comuni con i propri camion raccoglie la spazzatura nei singoli comuni, la trasferisce in quei cassoni che appena riempiti, e che capite bene si riempiranno facilmente subito, vengono trasportati agli impianti di trattamento. In tutto questo c'è una cosa che può sembrare rimanga fuori, ma non è così. Sì, vabbè, è in un periodo di emergenza. Non lo dovrei dire, siamo pure in diretta. Col presidente della regione che ci ritroviamo, che con queste prese di posizione piglia e porta dappertutto. È un centro di trasferenza, non puoi fare stoccaggio. Anche nell'emergenza, non è che le ha portate in tutte le isole ecologiche di tutti i paesi. Inoltre, il PNRR è una grande opportunità. L'abbiamo visto sul lato Caserta. Se riesce a farsi finanziare, e spero di sì, perché finché non andremo in funzione, più ATO costruiscono e hanno strutture che possono ricevere anche i nostri rifiuti, altrimenti i nostri rifiuti che ne facciamo, dove li mettiamo se qualcuno di questi dice ma sai che c'è, visto che dobbiamo tutti funzionare autonomamente, ma perché non te la gestisci nella tua provincia? Oppure ti raddoppio il prezzo per te che sei fuori provincia, che più o meno è quello che è in vigore adesso. Ora, ma se tutti gli ATO, diciamo mediamente, perché vi ho fatto l'esempio di Caserta di cui ho preso più informazione, sugli altri ATO mi mancano delle informazioni, ma voglio credere che come noi, singolo comune di un ATO di 10 paesi, ha provato a fare una proposta, Caserta ne ha fatti 7, gli altri ambiti ne avrà fatto sicuramente qualcun'altra. Se questi centri, se aumentano le isole ecologiche, se aumentano gli impianti di trattamento, se aumentano i centri di trasferenza, ma in questo caso non sono, diciamo, fondamentali, anche il periodo emergenziale non è più come quello che abbiamo conosciuto, dove impianti non ce n'erano e l'unico
impianto che c'era chiuso per manutenzione, per problemi, crea un problema all'intera regione. Se per ogni provincia ci sono impianti, molto probabilmente se ne chiude uno per manutenzione o per un problema ci si sposta temporaneamente in un altro impianto. Sui centri di trasferenza questa cosa del trasferire immondizia in altra non esiste, perché come per noi, quando quell'estate furono chiusi gli impianti, ci siamo messi a telefono, abbiamo dovuto chiamare a tutti gli impianti possibili e immaginabili per dire prendetevi i nostri rifiuti, prendetevi i nostri rifiuti. Arrivato a un certo punto, ogni comune non è che poteva riempire quel cassone alle sinagoghe e poi continuare a fare che? Come gli impianti ci hanno detto è chiuso e noi non possiamo portare a quell'impianto, questa cosa poi a scalare i rifiuti li devi tenere a casa, arrivato a un certo punto perché non sai più dove tenerli. Allora tutto questo, tutta questa essere propositivi e cercare soluzioni alla gestione dei propri rifiuti, sempre inteso come comprensorio, è anche per risolvere questo. Il nostro contributo con i nostri rifiuti e lo dobbiamo dare. Ora, se non ricordo male, ma qui devo stare attento, se no si aprono polemiche infinite, qualche altro comune proponeva un impianto di compostaggio da 2.000 tonnellate, che poi noi produciamo 1.000, noi inteso sempre come 10-11 paese, sulle 1.800 tonnellate all'anno di umido. Un comune qua vicino proponeva, speriamo che con l'ADO che ci permetta di fare un impianto di compostaggio dell'umido di 2.000 tonnellate, che è il quantitativo dei 10-11, cioè un tentativo che io, devo dire la verità, mi è piaciuto e spero che vada avanti, non conosco bene se ha presentato il progetto al PNRR o meno, non lo so. E quindi in un certo senso, se questa cosa va avanti, nell'insieme di funzionamento del lato Benevento, del SAD Fortore, perché è un comune del SAD Fortore, l'umido, mi viene anche da pensare a regime, non entra nemmeno nel centro di trasferenza, perché se c'è un impianto di trattamento per 2.000 tonnellate dove questo prodotto viene trattato, viene lavorato, si crea ancora un problema in meno, ma in realtà il problema non c'è proprio di come andremo a trattare l'umido e l'indifferenziato. Quindi voglio dire, se in una gestione d'insieme, anche con altri comuni che faranno e devono fare la propria parte, probabilmente il problema, se vogliamo definirlo così, la responsabilità dei nostri rifiuti, la gestiamo senza creare quelle cose che realmente hanno sempre spaventato pure me rispetto a impianti di trattamento giganteschi o l'impianto di trattamento, benché io non sono contro a priori agli impianti, devo dire la verità, ci penserei molte volte, chiederei molte informazioni, vorrei rassicurazioni che vanno al di là del fatto della stretta di mano, no? Non ti preoccupare, funziona tutto bene. Però non possiamo pensare, la chiudo qui, che i nostri rifiuti, basta che se ne vanno e poi che fine fanno. Sì. Ho dimenticato di dire, è ovvio che io mi sono fatto diverse domande, me le sono fatte sullo stoccaggio, che poteva essere un elemento a sfavore, mettere tutto lì dentro e ce ne dimenticavamo, e non è questo il centro di trasferenza, quindi a questa possibilità negativa la risposta che mi sono dato è non è possibile fare questa cosa. Se rimane qualcosa per più tempo, mediamente, ahimè, mi scuso anche per non avere valori medi di permanenza di vetro, carta, plastica, non ce li ho, non li ho calcolati a valle di un documento che manca magari di questo. Non me ne sono preoccupato perché che c'ho il vetro all'isola ecologica, il mio quantitativo o di vetro ne ho un quantitativo maggiore, perché se li raccolgo tutti e 10 il vetro è la somma delle quantità di tutti i comuni, che comunque hanno le proprie isole ecologiche, che di tanto in tanto, e si può regolamentare, portano in questo centro di trasferenza, e non è che li portano a deposito, li porti quando io, e non è il comune di Baselice che gestisce il centro di trasferenza, come vi ha spiegato anche Maria, decido di trasportarli nell'impianto di riciclo e quindi raccogli e porti via. Mediamente un po' questi materiali possono anche restare lì dentro, ma non resteranno mai tanto e sicuramente non resteranno lì a babbo morto.
puzza nel momento in cui non ce l'hai, perché il prodotto lo mandi via dopo 24-48 ore, non puzza a casa, non capisco perché con le dovute proporzioni deve puzzare là. L'impianto d'origine, che è un'altra cosa che non ho detto e su cui si è fatto un po' di polemica, e io lì faccio l'esempio dell'impianto antincendio, che pure c'è, per carità. Facciamo un impianto antincendio alle scuole e qualcuno vuol far passare che lo facciamo perché dal giorno dopo arrostiamo i bambini, ma assolutamente no, vorrei avere l'impianto antincendio perché in caso ci sta un incendio vorrei avere la possibilità di spegnerlo sul momento, anche l'impianto d'origine. E possiamo discutere anche della qualità di quell'impianto d'origine previsto in questo documento, che può essere valevole, che può essere che non basta, che non serve a niente. In una successiva fase di progettazione si può anche migliorare, restando sempre in quel quadro economico che si è stato fatto, si può anche migliorare, ma non sta lì perché di base puzza e quindi devi accendere quel sistema tutti i giorni. Ma se capita, ma non saprei nemmeno dire che è un'emergenza, non so di quale tipo, perché le emergenze verranno sempre più sminuite se ci sono molti più impianti, e lo devo tenere per un giorno in più, non lo so, ipotizziamo, estremizziamo, no, uno, due giorni in più, tempo in più, a quel punto lo vorrei accendere io un impianto che mi abbatta un po' gli odori, perché se il mio problema prima era non uccidere dalla puzza 6 famiglie, non ce l'ho certamente adesso dove ce ne sono altre 10, 15, 20, 6, quelle che siano, cioè il problema non si deve ricreare altrove. Gliela rifaccio magari. Sì. Vabbè, indifferenziato e umido. Allora, Pellegrino faceva la domanda di, va bene, mettiamoci nel caso di un'emergenza, mettiamoci nel caso che tu non riesci nell'immediato ad andare a consegnare quel prodotto, riferiamoci sempre a umido e indifferenziato. In quel giorno che fai? Continui ad accettare il prodotto dai singoli comuni? Ora, questo sicuramente è nella fase di gestione, ci si può lavorare e si può anche imporre determinate cose. Però di base, finora, come ha funzionato pure per noi? Non consegni. Normalmente lo tieni nel camion, lo parcheggi il camion, ti fa da cassone temporaneamente. Il problema è nei tempi, o per i singoli comuni, o tutti insieme, il problema e per i tempi. Volevo dire, questa è una cosa che già adesso ci succede ogni tanto, non è che da un giorno all'altro a quella mattina non puoi andare all'impianto. In genere l'impianto dice un po' di tempo prima, dal 10 di febbraio sarò chiuso, quindi individuatevi altri impianti. Questa è una cosa che già ci succede periodicamente, insomma. Se è una cosa che dovesse succedere all'improvviso, adesso tutte le risposte ovviamente non le possiamo avere, perché questa struttura sarà poi gestita dal gestore dei servizi. Ne saremo un po', tra l'altro, diciamo, fuori da questa cosa, perché come vi dicevo, la competenza non è più nostra del comune, ma sarà di questo del lato, sarà del gestore che si prenderà la responsabilità poi di quello, insomma, che farà. Buongiorno. Allora, niente, io sono rimasto un po', diciamo, stupito da quello che sta accadendo oggi, visto le proteste, diciamo, che ci sono state. Mi sarei aspettato che saremmo venuti qua, ci avreste detto abbiamo visto, toccato con mano, quella che è la volontà della popolazione, cioè di non dar vita a questa proposta, di andare avanti con questo progetto, e quindi avreste detto, visto che nessuno lo vuole, noi torniamo indietro. Quello che si è capito, si tornerà indietro non perché voi non vorrete, ma solo qualora il Ministero non approverà il progetto. Quindi penso che questo è chiaro, cioè finché il progetto... Nel momento in cui il Ministero vi finanzierà questo progetto, il progetto si farà.
la volontà della popolazione penso che è abbastanza chiara, che non lo vuole. Io senza fare nessuna polemica, posso uscire, vi dimostreremo tutti quanti insieme, non è una questione politica o di parte, non vuole questo, che questo impianto a Basilice, nella Val Fortuna, Basilice ha già dato su tanti versi, per tanti diversi, su tanti campi. Per quale motivo, mi chiedo io, il SAD 3 di che ci sarà un cattivo odore, è palese, l'abbiamo detto, che ci saranno emergenze, più si andrà avanti, più sarà così, perché, ma scusate, ma viviamo in un mondo di emergenza, vabbè dopo rispondete e direte quello che volete, viviamo in un mondo di emergenza soprattutto per quanto riguarda i rifiuti, per quale motivo dobbiamo portare tutti i rifiuti, lasciamo stare la voce sbagliata ai altri comuni, degli 11 comuni del SAD, tutti a Basilice. Perché qui non stiamo parlando di un, come si dice, di un trasferimento, cioè arriva il camion piccolo e scarica nel grande. Qui stiamo parlando di trasferimento. Bisogna riempire i container, quando il container, lo scarrabile, non so il termine è giusto, lo scarrabile e meno si va fuori. Nel momento in cui, come diceva Pellegrino, ma il problema è che sono portati tutti, un sito è chiuso. È il manufatto, un camion altro, resteranno là, quindi come l'ho definita io, fermarvi, di non andare avanti, aspettare l'esito della perché si rende proprio conto della gente. A mio avviso il 70-80% della passare l'impianto di trattamento Caserta di Monnezza difesa tossico rispondo però aspetta. Ma scusate, ma avete parlato, fate parlare a me, io abituata ad assumermi le responsabilità quello che dico, se qualcuno dà fastidio ci sta. No, però, perdonatemi, avete detto una cosa e io la ritrovo una mistificazione. Ma che cosa è stato fatto passare? Perché in tutto questo si è parlato, a partire da un file che sapeva, che non sapeva, perché poi pure coincidenze, a partire da una proposta, avete... qualcuno ha detto, perché qualcuno l'ha detto, ma fidatevi, io personalmente di puntare il dito verso qualcuno non ho nessun interesse, chi che sia, non... è stato fatto passare l'impianto di trattamento, puzza, arriva la Caserta, arriva questo, il peggio del peggio. Io oggi, senza ancora spiegare che cos'è, e oggi questo abbiamo fatto, in successivi incontri, anche prima che sappiamo l'esito, credo che se ne possa continuare a parlare, credo che qualcuno può essere invitato a dirci la propria esperienza vera di un centro di trasferenza, che cos'è e come la vive magari la popolazione, per quello che è.
ce lo possiamo anche concedere. No, per quello che vi abbiamo raccontato noi di che cos'è, che non è, e spero che si sia capito che non è quello che è stato fatto passare, che produci e che devi gestire. Bene, quindi deve poter restare la puzza all'isola ecologica, perché noi è un problema che non vogliamo, è una responsabilità che non vogliamo fare. Ma non potrai, è la gestione provinciale del SAD. Eh certo, non è mai un nostro problema. Poi, un'altra illazione, ma che è stato qualcun altro a imporci questa cosa? No, noi l'abbiamo visto come un'opportunità. Voi state dicendo che è solo puzza, monnezza, e che è un impianto di trattamento dei rifiuti di tutto il mondo. Oggi vi si sta semplicemente dicendo quello che è, quello che abbiamo presentato. Costa Falcioni. Costa, ma quale può essere cambiato? No, un centro di trasferenza. Ma l'abbiamo proposto noi, nel momento in cui non si fa, può essere fatto da un'altra parte, come può essere riproposto anche qua. Cioè, no, se è previsto che ne va fatto uno per ogni SAD, sono 6 SAD, ne sono previsti 4 di centri di trasferenza, perché uno è Benevento e un altro SAD si prevede che avrà l'impianto di l'impianto di trattamento, e quindi non è che la prendi da te, la porti direttamente all'impianto. Ne sono previsti 4, verranno realizzati 4 centri di trasferenza, però dobbiamo capirci su un'altra cosa, che è quello che si tenta ancora di non far capire, spero che con semplicità lo sia detto. È un centro di trasferenza, non è un accumulo e una pattumiera di immondizia. Ma perché non da noi? Voglio dire, noi abbiamo il problema. Sì, ma come ti ho detto all'inizio, noi abbiamo il problema, per risolverlo ci dobbiamo mettere insieme, perché se non lo riempiamo più velocemente quel cassone, lo stesso problema che abbiamo noi ce l'hanno gli altri, lo riempiamo, è un'opportunità. Ma perché bisogna pensare che se parliamo di rifiuti è il peggio del peggio? Ma adesso noi la teniamo 20-30 giorni, 48 ore, ma spiegatemi. Ma non la tieni 20 giorni la tua creando un grosso problema, la tiene 48. Ma perdonami. Sì, sì, vieni. Vuoi venire, Andò? Sì, sì, sì. Ah, perdonami, sì, sì, avevi chiesto prima tu. Sì. Però perdonami, centro di trasferenza non è sito di compostaggio. Guarda, grazie. Allora, io sono un basilicese nato qui, andato via, in giro per il mondo mi sono occupato sempre di comunicazione ambientale.
ho gestito la comunicazione di tutti gli inceneritori costruiti in Italia quando se ne facevano, quindi credo che sono stato direttore della comunicazione dell'AMA di Roma per 3 anni, quindi diciamo un po' di esperienza sui rifiuti, ho fondato il primo giornale italiano che si occupava di rifiuti. Allora, io mi sono letto il documento, ci sono degli errori talmente evidenti che bisognerebbe subito metterci una toppa, perché poi non ho capito se sono 11, se sono 10 comuni del SAD, se sono 4.500, se sono 5.600 rifiuti. Io ho fatto un po' di conti proprio della serva lì, seduto lì, per quanti camion all'anno dovrebbero girare. Poi non è vero che in 48 ore vanno via, non raccontiamo questa bugia, perché sugli imballaggi, sulla plastica, produciamo 120 tonnellate all'anno, non è pensabile con uno scarrabile di 23 metri cubi, quindi sono più o meno una ventina di tonnellate. No, l'umido sono 90 viaggi all'anno, camion, con quella percentuale di raccolta attualmente, quindi sono uno ogni 4 giorni, indicativamente. Uno ogni 4 giorni, perché devi riempire lo scarrabile per poter andare via. Allora, mi sono guardato il progetto. Allora, io personalmente non sono contrario agli impianti, così premetto, la mia non è una contrarietà ideologica, come si suol dire. Cioè, io penso che gli impianti li dobbiamo fare, li dobbiamo fare nel modo giusto, bisogna farli correttamente, bisogna farli in modo che funzionino e gestiti in modo serio e trasparente. Quindi questa è la mia logica, cioè non sono contrario, perché è un errore, perché noi siamo, i rifiuti finché stanno nei nostri appartamenti sono considerati di famiglia, appena li mettiamo fuori dall'uscio della porta diventano qualcosa di cui bisogna aver timore. Io non ho paura dei rifiuti, però guardando bene lato il paesaggio del, secondo me fare a Baselice un centro di trasferenza è una stupidaggine, perché per ovvie ragioni non è il paese centrale all'interno del lato, cioè da San Marco bisognerebbe portare i rifiuti a Baselice per poi riandare con costi assolutamente, aumenteranno i costi, cioè qui c'è scritto nel documento che ho letto che chi vincerà la gara gli bisognerà pagare di 180 euro a tonnellata per portare via i famosi rifiuti raccolti nel centro di trasferimento. A questi bisogna aggiungere poi i servizi di raccolta nei comuni, impianti, cioè rischia che aumenterà anche il costo. Allora, io personalmente non sono contro il centro di trasferimento. Che lato 11 deve essere responsabile, cioè noi non possiamo pensare di scaricare sugli altri rifiuti. I rifiuti del nostro territorio dobbiamo impararli anche a gestire nel modo serio. Però probabilmente, sindaco, se ti posso dare un consiglio, io non credo che sia Baselice il posto migliore per farlo, il centro di trasferimento. No, ma non è proprio, no, proprio è sbagliato farlo qui, perché non ha proprio senso farlo a Baselice. Allora probabilmente dovete fare una riunione con gli 11 comuni e capire qual è il posto migliore per farlo. Poi non mi venite a raccontare, perché insomma sono grande, ho i capelli bianchi, ho quasi 70 anni, che le puzze si abbattono con 4 ugelli di Winkler. Perché quello non fa, cioè è ridicolo. Se volete vi porto a vedere impianti dove hanno messo nell'area perimetrale questi Winkler e vedete che la puzza c'è tutta, si sente tutta, perché non è così, non banalizziamo queste cose. Allora, in questo progetto di trasferimento il portatore lo deve avere. Non lo so, però non bisogna neanche avere questo approccio stupido di dire non il mio comune. Io non penso che sia giusto dire non il mio cortile. Bisogna trovare un posto che va bene, che sia effettivamente un risparmio. Il centro di trasferimento a Roma, ce ne sono una 15 in città, puzzano, però lì è chiaramente il riempimento è giornaliero, c'è uno scarrabile grande, viene riempito mediamente in rifiuti, in discarica, vanno negli impianti. Bisogna farlo. Poi non potrà mai diventare un centro di smaltimento dei rifiuti. Questo poi è vero, ha ragione la signora, io non la conosco, quella che parlava degli impianti di compostaggio. È chiaro che questo rischio c'è, che attorno a un impianto di trasferimento, una volta che c'è accettato un impianto di questa natura, che non è un impianto pericoloso, cioè dobbiamo, non è pericoloso. Dite che qualcuno gli dice, ma perché non facciamo anche una piccola discarichetta di servizi per i famosi RUR, cioè i rifiuti urbani di quelli che restano? Il rischio c'è,
gente che c'è, e nessun amministratore oggi può dire che non piglia gli impegni perché questo non succede, perché potrebbe succedere che domani mattina al lato di Benevento dicono Basedici, c'è già a fianco, poi in quella zona lì c'è anche un po' di, ci sono anche un po' di scavi, cioè pensare a riempire anche i rifiuti urbani, questi famosi rifiuti urbani residuali, è un passaggio abbastanza, come dice, scontato. C'è questo, allora, però io quello che vi voglio, il mio oggi ero qui a Basile, non sono venuto apposta per fare, me ne intendo, me ne occupo da tanti anni. Allora, secondo me, guardando sono grossolani, quindi bisogna rimetterlo a posto questo documento, però secondo me a Basilice non è, ma non perché, perché è sbagliato proprio il centro, cioè non ha senso far fare 25 chilometri ai rifiuti di San Marco e portarli a Basilice e poi farlo ripassare a San Marco, è una follia. Allora mettetevi insieme che ce n'è bisogno di un impianto, sicuramente nel SAD Fortore c'è bisogno, mettetevi insieme con i sindaci, la sensazione, scusate, in una frase si parla di 5. La mia sensazione, datemi la frase, che è stato riadattato a Basedice di fretta e furia, senza fare i conteggi esatti. Non dico, ci sta, quando uno fa un PNRR, i tempi sono purtroppo brevi, bisogna farli in fretta. Penso che però, partendo dal presupposto che siamo tutti in buona fede, penso che a Basedice il sindaco, lei deve avere il coraggio di questo progetto, lo dovrebbe sospendere. Se Basedice ha un futuro per il PNRR, io sto partecipando in questo momento in un gruppo di lavoro in Emilia-Romagna sui PNRR, cioè, noi dobbiamo pensare al futuro di questi paesi. Va bene fare l'asilo, ma se non nascono più bambini, l'asilo diventa inutile, sono soldi buttati nel cesso. Allora, quello che bisogna provare a ragionare tutti insieme, le migliori intelligenze, capire quale futuro ha questa realtà. Qui stiamo spopolando, in 10 anni sono scesi di 700 abitanti, i vecchietti stanno morendo tutti. Il rischio è che questi paesi tra 30 anni non ci sono più, fanno la fine dei paesi dell'Alto Lazio, della Salaria, di Città Reale, di Amatrice. Cioè, allora, ragioniamo qual è il futuro. Allora, se noi abbiamo una zona artigianale, forse non è meglio che non ci portiamo un centro di trasferimento, perché quello poi verrà classificato a ragioni, poi l'olio di Basilice non si venderà più. Allora, pensiamo a capire quale può essere il futuro di questo paese. Sicuramente non è avere un centro di trasferimento. E poi al di là che è anche economico, è sbagliato proprio prevederlo nella zona artigianale di Basilice, è una stupidaggine dal punto di vista dei costi di logistica. Perché se uno mette insieme tutti i costi di questi camioncini che vanno avanti e indietro, mi sembra un errore. Basta. Allora, innanzitutto grazie a Antonio che dirlo è, sono interessanti e giuste, che non sia centrale, che non sia il posto migliore, lo avevo anche accennato, lo hai detto molto bene anche tu. Noi siamo aperti a qualsiasi futuro ragionamento su questa cosa, se è aggiustabile e perfettibile bene, se va sospeso altrettanto bene, voglio dire, ma ne dobbiamo ragionare per quello che è, e l'impostazione che hai dato tu al ragionamento a me piace tantissimo, prendiamolo per quello che è, ragioniamo su questi territori e sul Fortore, che cosa può essere, che cosa è possibile, dove è possibile. Io non è che devo per forza fare questo centro di trasferenza, l'ho vista come un'opportunità, ma se si presenta la cosa che opportunità non è, non c'è nessun problema. Se può esserlo per il Fortore, perché come dicevi tu, dobbiamo fare un ragionamento, come l'ho intesa finora anche io, dobbiamo fare un ragionamento d'insieme, facciamolo. Non è il male assoluto, ci possono essere problemi. Alla base anche esperienze, al posto di dire subito no, apriamoci quantomeno al ragionamento. È un'ipotesi, non è che se ce lo finanziano non puoi dire no. Nel frattempo portiamo avanti un ragionamento di apertura, commenti e con gente che, e vediamo se questa cosa può funzionare per il Fortore.
la cosa, nell'ipotesi di oggi, l'incontro di oggi, era anche per mettere sul tavolo tutto questo, ma con tranquillità e con il ragionamento di vedere se è una cosa possibile per Basilici. Ma per Basilici, per il fortuna, perché questo è ovvio che non è un qualcosa che riguarda Basilici, e sono d'accordissimo con te che non andiamo da nessuna parte col pensare sempre nel nostro cortile, no. Però è anche vero che su altre vicende Basilice paga uno scotto molto alto, proprio cortile no, non l'abbiamo mai detto, ma anche non avendolo detto si paga uno scotto molto alto. Detto questo, se ci sono altri interventi, ovviamente grazie a tutti quelli che hanno fatto qualche intervento, io spero che sia chiaro almeno quello che è, perché finora quello che è non si era capito. Le criticità, gli errori in uno studio di fattibilità, in un documento preliminare, ci stanno. Non credo, Antonio, correggimi se sbaglio, che possano inficiare la buona riuscita, ammesso e non concesso che questa cosa vada avanti, del progetto. Sono errori, credo, correggibili da questo punto di vista. Non è la frase che può creare il problema, ma è un po' la quantificazione dei rifiuti e di tutto il flusso, insomma, che ne viene. Io vi ringrazio, ditemi se ci sono altri interventi, se no ci aggiorniamo sulla vicenda con altri incontri e col resto negli altri giorni. Grazie.